tell you about a boy I know. He's my baby and he lives next door. Every morning before the sun comes up, he brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love him so. If I call him on the telephone and tell him that I'm all alone, oh, by the time I come for wonderful, I hear him on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, he kisses me and he holds me tight. He tells me, baby, everything is alright. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love him so. Hallelujah, I just love him. Sulla bellissima voce di Valentina, accompagnata dalla chitarra di Dagmar, inizia il nostro terzo appuntamento della settimana con le Cantine di Platone. Ben ritrovati, grazie ancora per la vostra musica. Questa settimana abbiamo un ospite davvero eccezionale, noi siamo davvero contenti di averlo ancora qui con noi. Ho il grande piacere di presentarvi Cristiano Cavina. Ciao Cristiano. Ciao. E di nuovo ben ritrovato. Allora, stiamo parlando del suo ultimo libro, uscito appunto nel 2014, La pizza per autodidatti. Abbiamo detto, è un manuale dove vengono raccontate anche proprio le ricette delle pizze, ci sono anche insomma dei piccoli segreti su come insomma, per fare la pizza per esempio nel forno elettrico ad esempio, ma ci sono anche molti racconti in questo libro. Ma è tutto raccontato, non volevo proprio... Non mi è mai passato per la mente, sapevo che non sarebbe... Di fare un libro di cucina, anche perché adesso che sono vanno, no, vanno di moda questi programmi. Anche quando parlo di ricette, ma io poi le chiamo idee, per, nel senso che io non credo che la pizza non la prendo così seriamente. Sì, infatti. Che deve essere un'opera d'arte, insomma, anche con l'uso dei materiali, sì, non sto... Poi posso, spiego come usare, far usare la farina di camuto, usare la farina... di farro, queste cose qui, però insomma farina normale che si compra in negozio, acqua dal rubinetto, insomma semplice, però non l'ho mai fatto mettendo, sì ci sono anche le dosi, ma è tutto molto raccontato, mi sono cercato poi, di solito come quando scrivo, di divertirmi mentre lo scrivevo, anche quando consiglio le pizze, come fare, cerco... Penso sia divertente, poi non è poi solo quello, perché è molto piacevole, cioè l'idea che mi ha dato è quella di una chiacchierata tra amici, come se si, non lo so, se stessimo a casa e mentre tu mi racconti le tue storie, tra una chiacchiera e l'altra prepariamo la pizza e magari racconti un, certo, un segreto, sì, su come prepararla. Certo, piccole cose, anche l'altro giorno ero a fare, avevo degli incontri su a tipo a Novara, dopo la sera mi hanno portato uno dei signori che organizzava a casa sua e ci ha messi, ci tenevano a farmi sentire la pizza nel loro forno, che fanno il forno di casa, no? E anche lì, mentre chiacchieri, ovviamente poi parli di libri, di quello che fai, così, gli ho spiegato che sarebbero venute meglio le pizze se avesse comprato una piccola pietra refrattaria a misura di forno, che quando fai la pizza la metti dentro, la scaldi, e viene molto meglio che usando cuocerla sui vassoi normali del forno, basta anche solo queste piccole cose. Sì, ho cercato di condividere, non solo per quello che riguarda le pizze, proprio il farlo, ma anche quello che vedi. C'è una cosa che mi chiedono spesso del libro, che è la parte che si chiama Breve trattato di psicologia della pizza, sì, in cui sai, dopo 20 anni riesci a beccare più o meno qualcosa del carattere di chi ordina certe, ecco, te l'avrei pizze. Chiesto, però adesso, visto che hai preso l'argomento... Allora, guarda, io mi fermo perché sono tremendo. Io, essendo cresciuto in un bar, io posso parlare ininterrottamente per anni. No, no, cioè, ma va benissimo. C'era proprio, ti volevo proprio fare la domanda. Pizza e psicologia. Dopo tanti anni, appunto, che fai la pizza, come ci dicevi, sai riconoscere dal tipo di persona che tipo di pizza potrà scegliere. Sì, e oppure, ci sono tutta una serie di racconti molto ironici. Sì, no, addirittura dalla pizza che sceglie che tipo di persona, ecco, è, o alcune cose che ha. Sono... E raccontaci qualcosa. Ma sì, ma quello è, adesso non è una scienza esatta, niente di quello che riguarda le pizze è una scienza esatta, la pizza ha più a che fare con la meccanica quantistica e la magia, insomma, è qualcosa di che confina. E no, so, io so per esempio che dopo 20 anni, che se uno mi ordina una margherita, per esempio, ecco, all'85% è laureato. Ah,
Ecco. Perché quasi solo i laureati ordinano la margherita, perché la persona che non ha studiato di campagna, per dire, la pizza non la mangia solo mozzarella, ci vuole pomodoro e mozzarella, ci vuole sopra anche i funghi, la salsiccia, il prosciutto, perché ecco, deve mangiare. Deve essere, no? Più sostanziosa. Oppure so che chi mi ordina la marinara, che era solo pomodoro con l'aglio, così, ha raggiunto una grande pace interiore, un grande equilibrio interiore, soprattutto un grande equilibrio di coppia. Anche perché insomma, per mangiare l'aglio effettivamente ci vuole un bel. E questo vuol dire, no? Quindi ci sono, oppure la quattro stagioni è la pista di chi sceglie e di non scegliere. Poi ci sono varie categorie particolari, tipo che è quella di chi lascia le croste. Ecco. Io mi sono sempre posto la domanda perché non te lo dico prima, perché la crosta di una pista che poi si chiama cornicione. Nel libro c'è un piccolo vocabolario di termini tecnici, la crosta si chiama cornicione. Cornicione. Non è un muretto secco, cioè io posso anche farne non posso anche non farla la crosta, allargo la circonferenza della salsa quando la stendo, e però mi sono convinto che è gente che lascia le croste, è gente che ama, tipo sono quei fanatici di CSI, che vogliono lasciare dei resti per coprirli col tovagliolo. No? Sai che lo faccio anch'io, però guarda, io ho una motivazione, non so se magari tu te la sei data. Io generalmente mangio prima la parte quella tutta condita, perché dico, poi magari se non riesco a mangiarla tutta, non voglio perdermi il gusto di mangiarmi il condimento. Allora mi mangio prima il condimento, poi alla fine, se ho ancora fame, mi mangio non i bordi. Sei una, perdi tempo. Vedi, fai il contrario dell'esperto, perché l'esperto, quello che ama proprio la pizza, non mette i condimenti. Ah, ecco. Perché la pizza vera la senti sotto, non c'ha il condimento. Eh sì. Cioè no, io dico la pizza capito, per te con la pizza con la è più parte un piatto però di supporto, diciamo, sì, è vero, per il condimento. No, ma ci può essere, ma lì ci sono poi tante, tipo a quattro stagioni è la pizza di chi non vuol scegliere, perché a quattro stagioni poi cambia ogni, come è come il dialetto, cambia ogni 10 km o ogni 200 metri di dislivello. Senta, adesso sono curiosa, a voi che pizza piace? A Dagmar e Valentina? Radicchio e pancetta. Tu sei molto romagnolo dentro. Ecco. Che poi va pronunciata radicchio e rigadena, perché da noi la pancetta e rigadena è una delle piste proprio che indica la romagnolosità, secondo me. Ecco. La radicchio e pancetta, sì. E Valentina invece? Anche lei, quindi romagnola anche lei. Sì, è un fatto, perché è una pista endemica della Romagna, la radicchio e pancetta. Fai fatica a volte a trovarla quando vai fuori. Poi con la nostra pancetta noi tendiamo a usare di più quella arrotolata, meno uso la pancetta arrotolata in fette. Se vai fuori dalla Romagna la pancetta te la danno a dadini spesso, tagliata infatti, a cubetti. Invece no. Che non fa. Sì, è vero. Perché la fetta che poi dopo si cuoce e fa un po' di bruciatina, fa l'orecchietta. Sì, ecco. E poi si scioglie il grassettino. Adesso sono curiosa, ad Enrico che pizza piace, al nostro regista, non ce lo può dire, vabbè, ce lo dirà dopo. Invece adesso ti dico la mia, tutte le pizze, tutte qua, quindi lui è proprio, ecco, una persona... Non vale, non posso non fare vale. La casistica con te. Ecco, invece, aspetta che sono curiosa anch'io di sapere, a me generalmente piace la pizza con il prosciutto crudo all'uscita, quindi non cotto. Ti dico, questo è particolare perché se te giri l'Italia e chiedi la pizza al prosciutto e non specifichi, in tutta Italia, nel 99% dell'Italia il prosciutto è crudo, è cotto. È cotto. Te lo danno così. Casual è uno dei posti in cui se ordini prosciutto e non specifichi te la danno crudo, messo quando esce. Ecco, quindi noi io dovrei venire alla tua pizzeria, sì. Sarebbe perfetto. Sì, vedi? Sì. Ho anche clienti invece che gli piace molto il prosciutto crudo cotto. Ecco. Perché rimane tutto un po' abbruffato, tipo il bacon, no? Non so però dirti la casistica del prosciutto normale, perché è veramente una pizza quella che è. Ma invece tu riusciresti anche a, che ne so, adesso abbiamo fatto il contrario, dal tipo di pizza, insomma tu ti fai il tuo film su che tipo di persona sia. No, è quello che faccio. E il contrario, cioè dal tipo di persona fisicamente, pizza. Potresti dire sì. Che tipo di pizza prenderà? Potrei provarci. Cioè io sono convinto per esempio che le persone, adesso è uscito 50 sfumature di grigio, ecco. No? Va molto di moda un certo tipo di sadomaso molto soft così, so che se uno mi dice che gli piace questa cosa qui, mangia la pizza con l'olio, sale e rosmarino. Ah, ecco. Perché solo se ami la sofferenza puoi andare in pizzeria a mangiare una pizza con l'olio. È come andare da McDonald's e ordinare l'insalata, cioè si può fare. Bravo, meraviglioso. Però bisogna volersi veramente... farsi frustare, no? Il piacere della frustata. No, posso provare, si può fare, insomma. Si può fare, però non, è difficile. Io, per esempio, sono uno che mangia solo pizza con salame piccante. E infatti ti stavo chiedendo, qual è la tua pizza preferita? Salame piccante. Io poi invento diciamo. Varianti super piccanti. Mi è capitato di fare un incontro in una pizzeria a Torino e c'era un signore che aveva il famoso habanero, il peperoncino piccante, quello di Cuba, no? Io ho detto, guarda che me lo mangio tranquillamente così, intero. Lui dava...
la puntina, no? Sotto i suoi occhi mi sono mangiato l'abanero proprio a morsi, che è una cosa veramente da rischiare anche. La vita E proprio. invece io proprio mangio piccante da così tanto tempo che sono assuefatto. Mio figlio Giovanni ha 7 anni, lui mangia la pizza col salame piccante Ecco, già da quando. domani magari ci racconti un attimino che tipo di persone sono quelli che amano la pizza con il piccante sopra, perché sono curiosa. E intanto ringraziamo Cristiano per essere stato ancora qui con Grazie a voi. noi. E questo è il suo libro, La pizza per autodidatti. E adesso lascio spazio ad Agmar e Valentina per concludere in musica e poi vi leggerò una ricetta, una pizza davvero speciale. So unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind the silver screen and all its sad goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I got no rhythm. Thought it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than a cheated friend. Waste this chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Time can never mend the careless whisper of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind, there's no comfort in the truth. Pain is all you find. I'm never gonna dance again. Get a feet, I got no rhythm. Thought it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than a cheated friend. Waste this chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Tarassaco e pancetta. Quando la inventammo, ci sembrò che presentarla con il nome comune della pianta sarebbe stato controproducente. Beh, nel menù non sarebbe suonato tanto bene piscialetto e pancetta. Chiamarla tarassaco le conferisce una patina nobiliare. La base è pomodoro e mozzarella. Aggiungete 5 o 6 foglie di tarassaco e copritele con altrettante fette di pancetta arrotolata, tagliate non troppo spesse. Il tarassaco può anche essere messo dopo la cottura, ma secondo me non rende al massimo. Le foglie cotte al forno diventano piacevolmente croccanti e saporite, perdendo un retrogusto amaro. Lavate bene le foglie prima di usarle, perché come tutte le piante abituate a crescere spontaneamente nei centri urbani, allo stato naturale tendono ad avere un sapore di fosso. Non raccogliete le foglie dove si portano a passeggio i cani, ovviamente.